In redazione mercoledì ci siamo confrontati a lungo su questo titolo di copertina, una scelta che peserà, quella del voto in questa contingenza legata, segnata dalla guerra, dalla crisi ambientale, energetica, da una disuguaglianza sociale che cresce. Però questa scelta potrà pesare anche più di quello che noi riteniamo. Allora dobbiamo dirci che non è vero, che il voto non serve a nulla, che i politici sono tutti uguali e che il paese non si risolleverà più. No, dobbiamo osare la speranza, come dice il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, nel messaggio preelettorale, che facciamo tutto nostro, laddove soprattutto invita gli eletti a impegnarsi per il bene comune, per un paese che cresca sì, ma che sia soprattutto attento a chi fa più fatica, ai deboli e che sia anche accogliente verso tutti. Questo voto non può dimenticare Draghi, abbiamo scritto nell'editoriale, perché per quello che ci ha lasciato come stile politico, come dimostrazione che un buon governo è anche possibile. Un governo che favorisca il metodo del dialogo e della partecipazione, quello che poi chiedono i nostri giovani, e lo documentiamo nel servizio di apertura di Vita Trentina questa settimana, provocati soprattutto dalle tematiche del loro e del nostro futuro. Per questo andate a votare, buon voto e se volete buona lettura di Vita Trentina.